Sono stati premiati al Teatro Carignano di Torino gli studenti vincitori del concorso per le scuole La salute per tutti, movimento, alimentazione sana e corretti stili di vita per il benessere della persona. Il concorso è stato organizzato dagli Stati Generali dello Sport con la consulta dei giovani, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il patrocinio del CONI Piemonte. Una giornata dove premiamo alcune decine di studenti che hanno partecipato a un concorso sul corretto stile di vita. Le finalità di questo concorso sono dettate dal messaggio della consapevolezza. Cioè i ragazzi, i cittadini devono essere consapevoli che la propria salute non è solo un bene soggettivo, ma è un bene della comunità. E allora, dato che la letteratura scientifica ci dice che con delle buone pratiche, quindi con attività fisica e un'attenta alimentazione, riusciamo sia a star bene sia a prevenire molte patologie, molte malattie, pensiamo alle malattie cardiovascolari, pensiamo a patologie tumorali, oltre al beneficio del sistema, del movimento. E quindi il compito della politica è quello di comunicare con il più grande veicolo di crescita che è la scuola, e per questo motivo abbiamo fatto questo bando e quindi questa premiazione per i ragazzi. L'obiettivo poi finale è che i ragazzi possano spiegare nelle loro famiglie, alle loro famiglie, ai loro genitori, qual è l'importanza dell'attività fisica e dell'attenzione alimentare. Dobbiamo sostanzialmente contaminarci. Sul palco anche numerosi giovani atleti agonisti di diverse discipline e una nutrizionista che ha tenuto una breve lezione sull'importanza della corretta e sana alimentazione. Dal Carignano è stata infine lanciata la sfida di un cuore rap. I giovani piemontesi sono invitati a produrre un brano. Il migliore si esibirà live prima della partita del cuore, il 30 maggio, allo Juventus Stadium.